Buonasera a tutti, questa è la prima canzone che è uscita del mio EP e si chiama Manca il mare. Domeniche di novembre, sotto una cortina di nebbia e acqua cadente, capisco di aver voglia di fare niente, mi giustifico come posso, devo finire di scrivere la tesi triennale e sono anche preoccupato per il riscaldamento globale del mio edificio. Come fai a spiegare a chi ti vuole bene che a te manca il mare? Se chi ti è vicino, questo no, non lo può cambiare. Aggiungerei anche affermazioni che van di moda, tipo sono meteoropatico, ho bevuto ieri sera c'era troppa droga. Ma ricordo del sale in faccia in una notte di burrasca con la pioggia sulle spalle. Meteoropatico, un par di palle. Come fai a spiegare a chi ti vuole bene che a te manca il mare? Se chi ti è vicino, questo no, non lo può cambiare. Come fai a spiegare a chi ti vuole bene che a te manca il mare? Se chi ti è vicino, questo no, non lo può cambiare. Spiegare a chi ti vuole bene che a te manca il mare. Se chi ti è vicino, questo no, non lo potrà mai cambiare. Vorrei fare un applauso a Francesco, è per me davvero un piacere averti qui Ciao Alberto. alla 15ª puntata di Inside Music. Piacere Se mio. vuoi poggiare la Sì, chitarra, no, la così lascio. passiamo Grazie. passiamo. Ti metto sotto torchio, Sì, dai, dai, come non l'ho fammi. mai fatto. Innanzitutto, benvenuti alla 15ª puntata di Inside Music. Ma dobbiamo guardare Vi. lì, dobbiamo cercare Tu contatto? guarda, No, io guardo, non guardo. guarda, Va bene, non ok. si sa dove, Non non si si sa sa dove chi. guardo, sguardo perso, va bene. Abbiamo qui il piacere di fare quattro chiacchiere con Frisari. Francesco è un mio carissimo amico, siamo stati compagni di avventure al liceo e mi fa un po' un effetto un po' strano, no? Trovarci qui a parlare di musica, perché pa noi tra i banchi parlavamo di tutto, Sì, non è tranne che avessimo che. tanti argomenti, va detto, anche che tanti argomenti, però sì, è vero, mai di musica, Non cioè, parlavamo mai ma di musica. raramente, molto raramente, è vero. Esatto. Forse magari parlavamo di qualche serata, di qualche
di quando venivi a montare con me le prime serate, però Cavolo, sì. non abbiamo mai parlato in Facevo finta modo. di essere un fonico pur di avere l'ingresso alle prime feste da suonare, Non è lo dire perché sennò ci scoprono vero. Ci qui. scopriamo. Però parlare così seriamente di musica, almeno penso non ci sia mai successo e secondo me. No, seriamente, cioè, beh. Seriamente, siamo qui in Vabbè, però amicizia. comunque dai, Dai, ci proviamo, ci ci proviamo a proviamo. parlare un po' seriamente. Francesco, ci puoi dire com'è nato e tutto? Perché, piccolo preambolo, io ti ho lasciato in quinto superiore mentre cantavi per caso una parodia. Sì, I ragazzi non della nostra classe, eliminiamola, magari l'immagine. qualcuno può. Sì, facciamo parodie sconce di classici italiani. Per divertire, insomma, gli amici. Non sapevo Delle parodie, che da no? lì sarebbe nata una vena autorale, non era previsto. Questo è poco ma sicuro, ecco. Sì. Mi hai lasciato lì, mi hai lasciato. Esatto. Sì, Poi sì, tutto sì. d'un tratto Francesco va a Milano per, insomma, per un'università, per una cosa, per l'altra. E succede che mi scrive dopo un bel po', ci sentivamo giusto per, no? Ogni tanto, come stai, come non stai. Mi scrive e fa: ho fatto un pezzo, ragazzi, ascoltate un pezzo. Hai rianimato il gruppo di classe delle superiori con il pezzo che ci hai appena presentato, no? Magari qualche foto, qualche video dei live, però è stato lì il tuo primo impatto, no? Con tutti noi, che hai presentato la tua creatura, tenete questo qua, l'ho fatto io. Quindi, com'è stato, Francesco, la parte iniziale? I Che è primi quella che poi vi passi. siete Esatto. persi in fin dei conti. Perché, cioè, tu mi dici: noi abbiamo visto la tua prima creatura, che adesso è di tutti, non è manco più mia, Esatto. perché l'abbiamo pubblicata, Spotify, eccetera. Quindi è di tutti. Ed è il primo singolo dell'EP che stiamo pubblicando. È nato tutto da una necessità, cioè, nel senso, c'era questa chitarra e io volevo imparare a suonare fondamentalmente per rimorchiare, diciamo, no? E io ho imparato i primi accordi e da subito io già scrivevo qualcosa, ho immediatamente associato le due cose e no, ora, mo dire che non ho mai rimorchiato con la chitarra è eccessivo, però veramente non era assolutamente, cioè l'obiettivo si è spostato Era una falsa totalmente. È una speranza. falsa speranza, è diventata una roba un po' più introversa, cose che tenevo per me. Infatti tu mi dici, abbiamo sentito la tua prima creatura, ma sono passati 4 anni da quando io comunque scrivevo pezzi e tu, cioè... Esatto. Alla fine, ridi e scherza, è passato del Del tempo. tempo. È passato del tempo. Quindi i passi iniziali sono stati veramente approccio alla chitarra, perché io ho suonato da piccolo, quando avevo tipo 6-7 anni, chitarra classica. Non è che facessi schifo, è che mi faceva Di schifo la più. chitarra classica. Cioè, poi c'era il mio maestro che voleva che mi crescessi le unghie, io volevo giocare a basket, cioè quelle robe proprio... Era un Impostazioni attimino vecchio didattiche, vecchio stampo, stampo che mi ha ucciso. E quindi io l'ho persa dietro le quinte di una recita scolastica nella quale ho peraltro cantato in playback con la chitarra. mitico. Cioè, drammatico. E sì, ero Lorenzo il Magnifico in una recita tipo excursus storico. E sì, ed è stato terribile. Però tutte le madri sono venute a farmi complimenti perché secondo loro suonavo benissimo, ma io non ho suonato neanche una nota di quella canzone. E poi piano piano ho imparato a suonarla a spese della mia coinquilina. Perché mi veniva l'estro artistico alle 4 di mattina e quella dormiva giustamente. E quindi le bestemmie, anzi, Bianca, non credo che non so, può darsi, sicuramente ci sta seguendo. Però sì, ringrazio come primo ringraziamento la mia ex coinquilina Bianca che ha Per la pazienza. sopportato. Sì, ma si è incazzata anche più volte. Però alla fine sta vedendo i frutti in un certo Certo. senso. Sì, non le fa schifo la prima canzone, ed è già un traguardo. È già un piccolo traguardo, no? Averla già pubblicata anche per te, Sì. perché comunque, ricordiamo che, correggimi se sbaglio, sei un autodidatta Sì, in con la realtà sì, chitarra. sono Ok. autodidatta, assolutamente. Quindi comunque secondo me già il fatto che tu abbia pubblicato un pezzo che, ok, è di tutti, però è tuo, ha la tua firma, è una tua creazione. Secondo me potresti vederlo un attimino come un primo passo. Lo È è, in come, effetti. esattamente, come un passo per la scalata verso il successo, Sì, verso i questa grandi io e Alberto non ci passi. troveremo mai. La scalata verso il successo è tipo una via che Alberto vede in un modo, Abbiamo io due in un altro. visioni
leggermente differenti. Leggermente. Leggermente su quello che è la carriera di Francesco. Ma se Francesco mi ascolta, vabbè, ma questo ne parleremo. Sì, riparleremo in una nuova puntata. Nella puntata precedente, Francesco, ci sono stati due ragazzi, che sono Jetro e Siro, due ragazzi che appunto si sono avvicinati al mondo della musica trap, rap italiano, e ci hanno raccontato le varie fasi della produzione di un pezzo, di una traccia nuova. Loro ovviamente avevano, essendo, non mi piace dirlo, ma essendo in coppia, c'era Siro che aveva in mente la melodia, aveva in mente il testo, Jetro, che è un DJ, un producer, lo metteva un attimino in formato punto MP3 o punto WAV. Quindi WAV ci piace di più. Esatto. Quindi ci hanno raccontato come è stato il loro percorso di produzione musicale. Io vorrei vedere con te quali sono, magari, qual è appunto questo percorso e se nel caso, se ci fossero delle eventuali differenze di, appunto, riguardante questi iter. Allora, io non so esattamente quale sia l'iter di Jack, di questi ragazzi, però sicuramente si approccia alla musica trap, quindi sarà prettamente elettronica. Sì, si parte, è più elettronico rispetto al tuo. Dallo studio. Diciamo che noi siamo partiti, innanzitutto tutte le canzoni nascono chitarra e voce, almeno le mie. Anche con altri strumenti, da input magari da ukulele, basso, piano, tanto io suono tutto e lo suono male, diciamo, perché sono autodidatta, quindi me ne frego di qualunque cosa. Però queste in particolare che abbiamo scelto per l'EP che verrà pubblicato, sono canzoni nate chitarra e voce, che hanno senso di esistere chitarra e voce. Poi per costruire l'arrangiamento, nel mio iter c'è stato un incontro casuale, ma non troppo casuale, con questo ragazzo che si chiama Flavio Vampa. Flavio è il mio produttore, è quello che mi ha accompagnato in questo percorso, e c'erano anche delle altre persone. Io suonavo in una band prima con due ragazzi, si chiamano Matteo e Aurelio, che sono dei miei carissimi amici a cui sono affezionatissimo, i quali poi comunque nel momento in cui avessi registrato qualcosa, noi suonavamo per divertirci, poi registrare delle cose che avevano senso per me era una cosa ben diversa, quindi mi sono dovuto distaccare. Senza nessun tipo di problema, in realtà noi cazzeggiavamo bellamente insieme e abbiamo anche suonato, in effetti abbiamo fatto delle robe insieme, sia cover che pezzi miei, ci siamo divertiti. E poi ho incontrato Flavio, per amici comuni di amici, birre, birrini eccetera, incontro Flavio che si era appena licenziato e voleva fare un progetto come il mio perché aveva 2-3 mesi liberi, ed è una libertà incredibile questa. Praticamente gli ho detto: io ho 3 mesi liberi, voglio fare questa cosa. E ci siamo trovati, abbiamo iniziato a lavorare insieme, abbiamo allontanato qualunque altra cosa, poi ho passato un periodo un po' particolare in questa situazione, che è stato propedeutico. Quindi, per tornare al tuo discorso, quindi senza dilungarci nelle cose filosofiche, nel pratico è stato io e Flavio in saletta prove, da, per dare dei tempi, perché sennò uno pensa che basta arrivare con la chitarra, ta-ta-ta-ta-ta, e fa il pezzo. A prescindere da come ti venga, bene o male, eccetera, se ci metti impegno, noi l'abbiamo fatto perché il prodotto fosse di un certo tipo e potesse essere pubblicato, perché io avevo fatto altre cose prima che però non ritenevo che potessero essere pubblicate, perché era la mia idea, esatto. Le stesse, alcune canzoni anche che poi sono in questo EP, in questo short, in questo disco, sono state poi rifatte, capito? Partendo magari come idea anche da quello, ma sono cambiate molto con Flavio. E siamo iniziati, cioè in sala prove, da marzo, fine marzo, aprile di quest'anno, tutta l'estate noi abbiamo finito, che si inizia con produzione, che significa arrangiamento, cioè scegli che strumenti devono esserci nella canzone, come suonano, rispettare anche la canzone in un certo senso, e scegliere una direzione, perché poi se sono 5, 6, 4 pezzi devono suonare bene tra loro, quindi non devi scegliere cose troppo diverse, perché non è un puzzle, non li puoi pubblicare insieme. In un certo senso è un puzzle. È un puzzle, però ovviamente di un'unica figura, no? Sì. Devono essere sempre un certo stile, un certo canavaccio. Sì, che in pratica l'identità poi sono io alla fine. Certo. Quindi noi partiamo da una posizione privilegiata perché partono dallo stesso strumento e li scrivo io e la voce è la mia. Quindi, cioè, di base siamo fortunati. Chi è un cantautore, perché questa etichetta poi è stampata, capito? Quando te la suoni e te la canti, c'è l'etichetta di cantautore, anche se c'è un retaggio italiano importante.
È così. Quindi produzione che è cosa suonano, che arrangiamenti facciamo, banalmente la chitarra acustica, ci mettiamo l'elettrica, a destra, a sinistra, c'è il basso, sì, ma lo facciamo elettrico, synth sì o synth no, tastiere sì o tastiere no, il piano no, solo strumenti a percussione. I beat, cioè è un casino di lavoro che ci ha portati fino a luglio poi a iniziare le registrazioni definitive, che sono state un flow unico, nel quale io poi fra l'altro non ero mai sobrio perché era un periodo un po' particolare, quindi Flavio è diventato per me come un fratello maggiore e aveva una sensibilità incredibile. Flavio aveva una sensibilità incredibile, tipo io piangevo mentre facevo le chitarre, lui stava là dietro al Mac che registrava, faceva: "Fra, andiamoci a fare una sigaretta, sta take fa schifo al cazzo." E io, uomo distrutto, mi stavo uccidendo, sì. No, mi ha fatto crescere, io lo ringrazio per questo. Lo faceva ovviamente, sapeva, aveva capito come prendermi, e quindi abbiamo fatto questa cosa insieme. E poi è iniziato il suo di lavoro, quindi il mixing. Per chi non lo sa, mixare un pezzo vuol dire aggiustare i suoni. Cioè, banalmente, se io ho tanti suoni insieme, li devo aggiustare sia come volumi, più che volumi, è una questione proprio di modellare i suoni in modo che insieme abbiano Abbiamo un un'armonia. senso. Poi c'è il master che è ok, adesso lavoriamo sui volumi, tiriamo su questo, quest'altro, proprio quando mettiamo tutti insieme i suoni, cioè visivamente quando metti insieme i suoni, il master è quello che Mondo. modelli sulle montagne russe della canzone, quindi c'è il ritornello, spinge di più, spinge di meno, anche lì c'è un mondo che ci ha portati fino a fine settembre, fino a ottobre. Quindi per quattro canzoni noi poveri fessi abbiamo lavorato da aprile a ottobre, Da pensa quanto aprile a ci abbiamo ottobre. tenuti, pensa quanto ci abbiamo Per tenuto. un totale di ore al giorno per una modica cifra di Guarda, un giorno sì, un giorno no, con una media di 6 ore, perché poi era in Mizzica. questo, sì, c'era questo studio, ovviamente poi il mese di agosto, no, cioè, ok, Ah, eravamo in Go vacanze, Beautiful Beautiful. vabbè sì, Go Beautiful Beautiful, citazione di Alberto Minnella, no, quel periodo ovviamente era tipo schiarirsi la mente, perché poi serve anche prendersi delle pause, altrimenti ti abitui ai suoni che hai prodotto e non sei oggettivo nel valutarli, quindi serve allontanarsi, poi riavvicinarsi, eccetera. In questo c'era una spartizione dei ruoli, cioè io avevo insieme a Flavio arrangiato i pezzi, c'era molto del mio, molto del suo, avevamo registrato insieme gli strumenti, perché anche lui è polistrumentista, quindi cioè lui strumentista, io ho scoperto di poter suonare la chitarra in un album quando abbiamo registrato l'album, cioè la mia idea iniziale era di non registrare io le chitarre. Ah, di farle fare a qualcun altro. Esatto, e quel qualcun altro, ok, non stiamo qui a nominare, però non era quello che ci serviva, e quindi anche se sarebbero venute peggio, era giusto che le facessi io. Siamo entrati in quel mood. È il motivo per il quale anche le chitarre, pure nella prima canzone, per chi la ascolterà, avrà, insomma, a me farebbe piacere ovviamente, ci sono varie cose che sono volute, varie altalene, cioè le chitarre entrano, escono, fanno così, oscillano insieme, sembra alle volte che non stiano insieme, ed è voluto, ed è un Quegli lavoro mio e di errori un Flavio. attimino voluti, Sì, no? Che sono. ricerca, quelle imperfezioni che rendono tutto ciò perfetto, no? Sembra un Esatto. ossimolo, ma piccola Cosa è quel digressione. teatro? No, ma lo Un sai perché? ossimoro. Perché ad esempio anche molti vedono la spettacolarità del vinile, Bello il no? Il vinile. vinile è figo, è bello, però è tutto imperfetto. Frusci, la polvere nei solchi. E magari che salta la puntina, cioè la qualità che hai in un file MP3 o un file digitale non lo ritrovi dentro un vinile, però il vinile rimane bello perché è imperfetto. Esatto. E anche nel tuo caso, no? Magari l'insieme dei suoni che non sono perfetti, però danno modo ad avere un'armonia generale, quindi secondo Sì. me è quel tocco in più che dici, Sì, poi io cavolo. sono per la sincerità, cioè poi ne parleremo comunque per me di base, l'importante è ricercare sincerità in quello che fa, ma no, ma proprio verità, cioè è un momento tipo in cui io personalmente cerco in maniera quasi spasmodica, cioè proprio con necessità, la verità. E quindi dico, se io la cerco, quantomeno devo provare a darla. Certo. In questa cosa ci sono due aspetti, uno un po' paraculo e uno un po' vero. L'aspetto vero è che se io non so suonare la chitarra come Jimi Hendrix, è inutile che ci facciamo i fighi. Prima verità. Seconda verità è che se queste canzoni sono nate così e funzionano così, sono belle proprio perché vengono Perché fatte così. forzare, magari no? Quindi in pratica tu fai le cose belle partendo, beh, magari anche che
che è un chitarrista incredibile, non riesce a suonare una chitarra così in modo strano, perché magari è strano, però che per quella roba lì funziona. Allora, tu c'hai questa cosa, parti E da un tuo quindi limite, quindi è un tuo limite che diventa un un pregio. punto a tuo favore. È esattamente così che funziona, ma in tutte le cose, credo, della vita. Assolutamente. È una cosa che ti accompagna sempre, no? In qualunque situazione della tua della vita. Come prima abbiamo ascoltato, Francesco ci ha prodotto, anzi ci ha proposto Proposto. questo nuovo pezzo chiamato appunto Manca il mare. Questa è una domanda che viene dal web. Molte volte magari loro mi scrivono nei direct e dicono: perché non citi la mia domanda? Perché. Ma molte volte le integro tutte in un'intervista o comunque in un quattro chiacchiere. Che per far sì appunto che le domande siano ben amalgamate. Quindi, questa volta mi piace citarlo. Un tuo, mio, nostro follower ci ha chiesto: perché il mare? Perché il mare? Nel tuo primo pezzo. Allora, innanzitutto devo dire che io mi ero posto dei limiti a livello di scrittura. Avevo detto che parole che suonano molto come cantautorato italiano, come anche melodramma, ma anche commedia, cioè qualunque cosa, noi abbiamo queste parole nell'italiano, che anche stando un po' all'estero mi fanno notare questa cosa, che suonano bene. Queste parole sono amore, mare, sentimento, passione. Le solite tutta questa roba qui. Io che ho deciso all'italiano medio che piacciono, all'italiano no? medio piace. Non citiamo nessuno, però funziona così. Io ho detto no, io sono diverso. Io le prendo e mando a fanculo tutte insieme. Non si può dire, non si può dire. No, Non si si può può dire. dire, vai. Le mando a fanculo tutte insieme e io scrivo altre cose, parto da cose diverse, eccetera. Questa canzone, poi in realtà, ogni canzone. Per chi scrive canzoni, ma anche per chi non le scrive, credo che sia facile capirlo, che sono diverse tra loro. Quindi sono canzoni che richiedono anni, per il semplice motivo che tu hai un'idea che però non hai vissuto e quindi per tua sincerità non riesci a esprimere. Altre che richiedono 10 minuti perché vengono così. Questa canzone in particolare è nata in 10 minuti ed è venuta così, ed è Perché è vissuta. venuta mentre io post sbornia, mi sono svegliato, stavo lì davanti alla finestra, pioveva, ho detto bel tempo di merda, perché poi la verità, tipo se fai un test sui cantautori, il 90% scrivono perché piove, tipo statistiche. Quindi funziona così. E il manca il mare è una metafora e non riuscivo più a togliere questa parola. Io ho anche delle bozze di questa canzone in cui cerco di togliere alcune parole e non ce la faccio. E questa è stata una mia mancanza, cioè io ero totalmente assuefatto dal fatto di aver scritto una canzone che non mi piaceva. Questa è la prima canzone che pubblico ed è la canzone che meno mi piace del disco. E questo è il Per paradosso, assurdo. che meno mi piace, non che meno mi rispecchia, perché ci sono parti di me che mi rispecchiano ma che non mi piacciono, come chiunque credo, però meritava di essere pubblicata per prima solo perché era novembre, questa è un'altra storia, però vabbè. E quindi l'abbiamo pubblicata e sono contento. E ho ceduto alla metafora, però nelle altre poi non cedo, diciamo. Ah, Quindi non il mare cedi. compare solo in questa, perché Ok. ha un Le parole significato come particolare. No, amore, amore no, no, via, zero. via, Via, via via, tutte. sentimenti. Sì, poi il mare ha un significato particolare per me, venendo anche comunque da questa terra dove il mare pregna qualunque cosa. Cioè, già vedevo qua nel tuo studio, insomma, qua ci sono cose, eccetera, quadri, eccetera. Insomma, poi il mare c'è un po' ovunque. E poi anche perché a me piace l'apnea, eccetera, quindi il mare è tipo il po' è un po' come la musica, cioè il mare, c'è cioè la musica, mi sembrava rispettoso pubblicare una prima canzone che parlasse di questo, perché per me la musica è il mare che mi sono costruito una volta estirpato dal mio ambiente e piazzato a Milano. Io Milano Ok. adesso reputo la mia seconda casa, se non prima addirittura, cioè io ci sto veramente bene, c'è una mentalità diversa e tutto. E io però vengo da qui. E io, Quindi. quando mi immergevo sott'acqua, ero a posto con me stesso. La musica è il mare che mi sono costruito A nella mia Milano. stanza di Milano. Ah, bellissima sta metafora. Forse conoscendoti. Avevo una mezza idea su questa cosa, perché comunque avevo attribuito il titolo della canzone al fatto che comunque sei un fuorisede, sei un ragazzo che studia a Milano, quindi un attimino mancanza da casa, lontananza dalla terra natia, tutte queste cose. Poi è un sentimento
comune, no? Tra i giovani fuori sede, insomma, tra un bel po' di persone, quindi secondo me è stato, perché in quello in quello secondo me molti ragazzi si ritrovano, no? In un testo del genere, perché speriamo, io non avevo idea comunque, però. No, secondo me sì, perché comunque si parla di un qualcosa che accomuna molti ragazzi fuori sede, no? Molti ragazzi che sono fuori per lavoro, per qualsiasi questione. Quindi, secondo me, è un pezzo che funziona. Dai, me lo sento. Lo prendo come un complimento. Certo, ovviamente. Lo prendo così e vabbè. Francesco, cosa consiglia ai ragazzi che si avvicinano adesso al mondo della musica? Cosa ti senti di consigliare? Allora, questo merita una riflessione. Alberto mi ha detto di dire che è Coca-Cola. È Coca-Cola. È Coca-Cola. Allora, la riflessione è questa. Io oggi sto litigando con questo sgabello. No, ma pure, però devo dire che sono bellissimi. Non so se lo vedono, il design dello sgabello così un po' è tutto, alto. Abbiamo rimosso gli addobbi di Natale perché sì, mi sembrava... Li ho voluti rimuovere. Anche se mi sembrava doveroso lasciare l'alberello che ci ha accompagnato per queste poche settimane. Per favore, l'alberello. Scusami. L'alberello. Just a moment. Grazie per l'alberello. Scusami, vuoi dimenticare le luci? Tac. Ci sta. Ci lo copriamo. No. Devi coprire il logo di Inside Music. È bellissimo logo, molto bello. No, ma è bellissimo l'alberello, scusami. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare, quindi l'alberello quel che è dell'alberello. Vabbè, quindi adesso abbiamo anche l'alberello che poi lentamente, insomma, vabbè, le ho voluto fortemente io che venisse rimosso, mi distraeva secondo me. Di che cosa stavamo parlando? Dopo te la faccio pagare, sappilo. Di quello che tu consigli ai ragazzi che si avvicinano adesso al mondo della musica. Sotto ogni punto di vista. Esatto, live, cioè, non... trasversale. Allora, dico una cosa. L'etichetta, anzi il collettivo artistico di persone con le quali stiamo lavorando per pubblicare il mio progetto... che ringrazio ogni giorno, ma senza fare nomi uno per uno, e il progetto si chiama Gutter. Ok. Gutter vuol dire grondaia. L'idea della grondaia è che sia il tubo attraverso quale esce l'acqua che raccoglie l'acqua di tutto il tetto, quindi in realtà è un reticolo di tubi che poi alla fine esce. Sì. E così è un po' la musica, secondo loro, io abbraccio un po' quest'idea, motivo per il quale questo progetto accoglie hip hop, rap, cantautorato, rock, cioè è molto trasversale, perché la musica oltre ad essere banale, no, riduciamola, sono sette note, cioè alla fine banalizziamo, che poi non è così, però è anche così, alla fine tutto confluisce un po', delle analogie si trovano un po' ovunque. Quindi questo per racchiudere un po' tutti i generi insieme, tutti siamo accomunati da un processo creativo simile, da registrare, eccetera, ascoltare con le orecchie, cioè l'esperienza è molto simile. Cosa posso consigliare? Consiglierei quello che consiglio a me, perché io mi considero non un neofita, non lo so, mi considero uno che si sta buttando in questa cosa totalmente senza sapere che cosa succederà e se ne ha le possibilità, in un certo senso, se ne ha le capacità. Io so solo che ho bisogno di farlo e di base credo che questo sia un ottimo punto di partenza. Certo. Quindi se tu hai bisogno di fare qualcosa e lo fai... Senti l'esigenza, no? Sì, alla fine, bene o male, come ti va, credo che tu abbia vinto. Infatti la carta un po' dell'incompreso è anche bella da giocarsi. Tipo, il fatto un po' di voler vedere le persone, ma forse loro non hanno capito la mia canzone, capito? Un po' quasi ti piace, cioè c'è questo retrogusto amaro, okay, che un po' ti gusta. Questa sensazione un attimino, no? Sì. Rimani un attimino nel hanno capito quello che volevo dire, non hanno capito, quindi... Un po' così. Sicuramente quello che consiglio, e che consiglio a me stesso, ripeto perché non sono nessuno, è di provare... a cercare se stessi, non di essere se stessi, perché alla fine nessuno sa veramente chi è. Quindi cercare se stessi. Questo cercare se stessi è fare musica, in questo caso, perché è l'esempio che abbiamo preso, e bisogna cercare di essere sinceri con se stessi. Cioè la gente, le persone, si pensa che il pubblico sia stupido, no? In media le persone sono molto più sveglie di quanto lo sono io o lo sei te. Cioè, e fiutano le cose. Cioè, come i cavalli fiutano la paura del cavaliere, capito? Quindi, in pratica, capiscono se una cosa è vera o no. Ed è il motivo per il quale può funzionare o no.
Per cui se è questa la discriminante, oltre a magari delle idee geniali di una major che ha un progetto e fine, cioè creano un'immagine tutto lì, Molto fiabesco, no? là, ma succede, Sì, succede e alle succede. volte sono dei botti clamorosi, però di base bisogna cercare di essere se stessi. Se tu sei se te stesso, hai vinto, primo. Però può In darsi che le partenza. persone, in partenza, però può darsi che le persone ti capiscono. Se ti capiscono, tu hai vinto due volte, perché non solo ti hanno capito, ma in più puoi continuare ad essere a crescere in quella direzione che tu reputi giusta per te. E soprattutto, finché uno ne ha la possibilità, ed è all'inizio, è di fare il cazzo che vuoi. Cioè, Esatto. fare proprio che Essere cazzo ti pare, perché cazzo, non è banale. Cioè, tu non sei firmato. Io, per esempio, non sono firmato da nessuna etichetta. Ho Sei fatto una cosa libero. che piace a me. Ho mixato io con Flavio. Siamo stati a produrre il disco, cose che ho scritto io. Cioè, non esiste libertà più grande di questa. Ma perché io devo magari modificare una cosa perché secondo me può funzionare di più rispetto al panorama italiano di adesso? Ma che me ne frega? Cioè, se non me ne frega niente adesso. Cioè, se Quando mi è dovesse che fregare. Quando? Capito? te? Se non adesso, Se quando? non adesso, quando? Quindi, secondo me Certo. funziona. È il consiglio più grande che cerco di dare a me stesso. Di finché posso, e adesso posso perché ho mille e una scuse per fare il cazzo che mi pare, di fare il cazzo che mi pare. Una bella visione. Grazie, cioè, è una cosa che comunque fa riflettere, no? Perché comunque è il tuo spazio, è, cioè, è una tua creazione. Quindi, alla fine, sei libero, no? Di esprimerti come meglio credi. questa è l'illusione. Sì. Perché l'illusione? No, ma questo no, così è insidioso. Però perché secondo me comunque noi siamo influenzati da mille cose, cioè anche a livello Sì, inconscio. inconsciamente sì. Inconsciamente siamo presi da mille cose, per cui io magari sono il frutto di qualcosa che in un certo senso è comunque, cioè viene da qualcos'altro, anche se io spero di essere originale e tutto, non è detto, capito? In un certo Perché senso. ok, Però questo è un po' sottile, è un po' consciamente, sottile. consciamente sei un attimino, tutti siamo, abbiamo un taglio, no? Su certe visioni Sì. dato sostanzialmente dai media, dalle società e tutto, quindi Sì, siamo bombardati di roba, sì, bombardati di cose, assolutamente. sovrastimolati. Ovviamente sì, ovviamente sì. Te lo volevo chiedere per telefono quando eri a Milano, ma non ho avuto modo di chiamarti, perché... Questa è una grossa paraculata. Potevi No, chiamarmi no, no, quando no, 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 volevi, bastardo. assolutamente. Non avevo minimamente. Non avevo. Non ho avuto tempo di chiamarti e chiederti com'è andato il tuo primo live. Allora, il mio primo live. Allora, in realtà ci sono Avevo diverse. un'altra domanda da porti, però Ma l'abbiamo sfanculiamo. sfanculata. La vuoi fare No, adesso? no, 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 a me interessa il tuo primo live. Il mio Quindi io primo adesso ti voglio chiedere il live. tuo primo live. Per il mio primo live, cioè, c'è una quantità di persone. Cioè, cosa vuol dire per te primo live? Ti rigiro la frittata perché tu fai Il primo. l'intervistatore, però non ti prendi mai le responsabilità di quello che No, dici. no, 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 no. Allora, io intendo dire, quando è stata la prima volta che ti sei messo a nudo, musicalmente parlando, piano, Sì, sono sempre rose, giusto, bravo, specifica. artisticamente parlando, con qualcun altro. Attenzione, nel primo live non intendo 100 persone davanti, anche una. Ok, allora, ti cito due esempi che per me sono stati importanti. Uno è stato la prima volta che è il mio primo effettivo live nel quale diceva, ma Francesco suona, Francesco sa suonare, eccetera. Io avevo sempre tenuto un po' nascosta questa cosa perché volevo tenere, cioè volevo che fosse un po' mia, salvo poi magari in qualche occasione fare la classica chitarra da spiaggia ogni Tra tanto, amici, tra amici, porta la chitarra, già che ce l'hai. parte la chitarra già che ce l'hai, oppure a casa mia perché ce ne si organizzavano a casa mia, a un certo punto esce la chitarra, dai suona, però eravamo tutti ubriachi, quindi va bene così, quelli non si contano e non facevo pezzi miei. La prima volta che ho deciso di, ok, provo a suonare un pezzo mio a una cena in cui eravamo altri amici, eccetera, eravamo 10-15 persone. Ho fatto due pezzi miei e lì è stato proprio come hai detto te, mettermi a nudo. Tanto più che questi pezzi io non avevo proprio la misura con la quale andassero fatti. Cioè, io sapevo che avevo scritto queste cose nelle quali mi rispecchiavo, però finché tu scrivi, ma capita a tutti anche quando scrivono un diario, quando scrivono una letterina, dei versi, qualunque cosa, cioè non è che deve essere una canzone, quando la rileggi già un po' non ti riconosci.
Cioè, è un processo nel quale tu devi capire se ti menti, se è vero, eccetera. Un attimino come quando, no, scusami se ti interrompo, quando ascolti la tua voce registrata, no? Dici, sì, ma, o negli audio WhatsApp. Cavolo, che brutta. Esatto. Gli audio WhatsApp. Cavolo, cioè, che brutta sta voce. Patologia diffusa quella di riascoltare gli audio WhatsApp. Sì. La gente perde anni della propria vita di ascoltare video WhatsApp, audio WhatsApp, però vabbè. E quindi io non avevo proprio il rapporto con l'ascoltatore, cioè l'ascoltatore è fondamentale in un processo artistico di un musicista, è essenziale secondo certo. me, per vari motivi, però innanzitutto perché ti fa scontrare col fatto del ok, io ti sto facendo, io ti sto suonando questa cosa, se non è vera, prima che te ne accorga, me ne accorgo io. In quel caso era vera, quindi ti metti a nudo. Certo. E ho anche capito il modo col quale io potevo, dovevo o sapevo scrivere. Quanto e come potevi metterti a nudo, in che modalità. Questo è una cosa difficile perché riguarda il tuo stile di scrittura, che poi può anche variare negli anni, no? Ti rifugi in delle citazioni banali, cerchi delle metafore nel particolare, ti allarghi, cerchi di parlare di altri, usi la prima persona, la terza persona, la seconda persona. Non è facile. Sì, ti allarghi. Comunque, quel primo live fu terribile per me, okay. Nel senso che proprio io ero a nudo e comunque è stato difficile, è stato strano. Psicologicamente forte, no? Sì, però chi era lì l'ha molto apprezzato. Questa cosa mi ha dato molta forza di andare avanti, anzi mi sono sentito apprezzato proprio quando le mie cose, riascoltandole, perché io ho registrato delle cose vecchie, anche in studio, in quelle circostanze, facevano cacare. Facevano proprio schifo, cioè li sento adesso, percepisco verità, e quindi la verità è l'essenza, però facevano schifo, anche perché suonavo pure male, non che adesso suoni benissimo, però suonavo male. E però gli amici, a partire dagli amici che ringrazio tutti, hanno apprezzato, mi hanno voluto bene, no, sta roba è figa, così, ed è andata avanti. A distanza di anni, poi ovviamente tralasciamo tutto, eccetera, il secondo live che mi ha emozionato molto è stato quello, il primo effettivo, nel quale io ho suonato le canzoni di queste EP, tutte e quattro, senza fregarmene di niente, in un locale che si chiama Spazio Ligera a Milano, che è un locale molto underground, anche un po' strano. Io mi ero sentito con questi ragazzi, che fra l'altro consiglio a chi ci ascolta di andarli a sentire, si chiamano Atlante, e sono una band che fa alternative rock, progressive, cioè fanno delle cose interessanti, però belli cazzuti, insomma, no? Belli cazzuti, stanno là, sono un power trio, quindi basso, chitarra, elettrica, spettacolo, batteria, cioè spingono, hanno fatto già due dischi, no, vanno forte. Mi ero sentito con loro perché mi era piaciuto il loro album e poi ho detto, sarebbe figo, visto che venite a Milano, se io suonassi in apertura al vostro concerto. E loro inaspettatamente mi hanno fatto contattare dal loro booking, eccetera, ci siamo organizzati. Per cui io sono andato a suonare, mi hanno dato una mezz'oretta di spazio prima del loro concerto, davanti al loro pubblico, davanti anche a amici miei che sono venuti, eccetera, in questo locale che sembrava un po' un locale quasi di Liverpool, capito, con i Red Bricks, capito, molto così. Molto underground. Molto, molto, molto rosso underground, molto figo. E lì è stata un'emozione, perché là ho detto, ok, adesso io so cosa abbiamo fatto io e Flavio, so cosa abbiamo registrato, ma queste persone non lo sanno. Nessuno ha mai sentito queste canzoni, io non le ho mai suonate, se non una, due davanti a dei gruppetti di amici, non le ho mai suonate, non ho mai detto questo è il mio EP e adesso vi sto suonando queste canzoni, dando due parole per ogni canzone, mai. Quindi in quel momento mi sono accorto che per me era un momento importante, importantissimo, in cui avevo tutto il palco solo per me, con i fari puntati sopra e... Al centro dell'attenzione? Fossi. Cioè... O pedali o pedali. Con Stefano che stava là, che era l'organizzatore, che mi fa, fra, sali sul palco, è roba tua. Oh. E tu c'eri davanti. Non erano tante persone, ma si sentiva. Era il mood generale, no? Che... Era il mood. E c'è stato l'ascolto, c'è stata una bella cosa, anche persone che mi hanno scritto per sapere quando uscivano le canzoni, che perché quella, perché quell'altra. Molto, molto, molto bello. E lì è stato emozionantissimo. Cioè lì ho detto, ok, cioè io sto sentendo qualcosa. Qualcosa sta... Non sto sentendo qualcosa. Qualcosa è successo. Qualcosa sta succedendo. Si sta muovendo dentro di me, no? Sì, ma proprio anche come contatto con le persone. Ah, okay. Pensavo proprio internamente. Sì, prima internamente. Poi comunque di base, se tu dai... Ovviamente c'è un capti riscontro. Capti quello che ricevi, no? Quindi è così.
allo stesso tempo se non ricevi indietro, male male, no? Quindi cerchi c'è sempre un attimino di... da rivedere delle cose, giusto, no? Sì, non è detto neanche di rivedere, quello è tutta un'altra roba, però è stato molto emozionante per me fare tutte le canzoni come da tracklist dell'album, aprire con Manca il mare, poi chiudere con tutt'altro. È stato molto molto difficile anche perché queste canzoni nascono chitarra e voce, ma non muoiono chitarra e voce. Quindi io le ho dovute suonare lì chitarra e voce ed ero a nudo, però ero pronto a supportare questa cosa, cioè avevo capito come fare, cosa fare e perché farlo. Quindi è stato molto importante, quello è proprio uno snodo importante. Poi ho fatto altre due o tre cose, ma dobbiamo ancora organizzarle, ancora farle, perché dobbiamo ancora pubblicarlo. Ci vuole un sacco di tempo, quindi ovviamente, no? Certo, però è stato molto importante per me. Quello è stato veramente emozionante. Io muoio dalla voglia di sentire il secondo pezzo. Di già? Sì. E lo sai perché? Perché di questo pezzo conosco soltanto il titolo. Cioè, questa è la prima volta che Vediamo ascolto il suo. Non sbagli, Alberto. Leggi, dai, ti prego. Non è romantico. Sbagliato. No, appunto. Anche uno è romantico. Uno è romantico. Come mai questo titolo? Come mai questo titolo? C'è una storia dietro? Ti piace il nostro titolo? Sì. Certo. Perché uno, ma ti dirò di più. Uno ha una molteplice visione, no? L'unità è positivo e negativo. La solitudine è la parte negativa, no? Il fatto di essere soltanto soli con se stessi è anche una parte positiva. Uno è l'unità. Uno è il primo numero. Sta viaggiando. Sì, perché uno ha tanti significati. Quindi secondo me nasconde tante cose dietro. Non l'ho sentito, Non l'ho mai sentito. Non è un bluff. Alberto non ha sentito il pezzo perché io non gliel'ho voluto suonare. Perché poi deve dirmi che ne pensa dopo. Perché non so se capirà qualcosa. Se capirà, se... Certo che Alberto, come no? Alberto capisce sicuro. No, io non... Allora, ti dico la verità. Dammi due CDJ, dammi un mixer. E io magari riesco a rivoltarli come un calzino. In materia di live... Dai, ma lo sai che questo qua, se lo mixi e lo rivolti, è una traccia pure interessante? Sì? Te la dico, non l'ho sentito. Vai, continua, vai. Quindi, secondo me... In materia di live, appunto, ti dicevo, non sono molto ferrato. Non sono molto ferrato in materia di produzione. Perché io sono un DJ, metto dischi, mi piace far divertire la gente, mi piace far divertire coloro che vengono ad ascoltarmi, con il mio genere. Non a caso commerciale. Tendo un attimino a fare il ricercato nelle mie selezioni quando vedo che c'è gente che ne capisce. Quando vedo che c'è gente che, ascoltando il mio DJ set, dice: è figo sto pezzo anni 80 ricercato. Ma sapere che gli altri ascoltano una Gloria Gaynor o ascoltano... cioè, parlando di un ampio ventaglio musicale, no? Un Bob Marley, ok? E non lo capiscono, non lo interpretano e magari iniziano un attimino a vedere e dicono: ah, cavolo, vabbè, ma sta canzone è vecchissima, ma sta canzone non è... Perché la massa... Hanno ragione. In parte hanno ragione, ma... Perché siamo abituati a fermarci, a dare un'attenzione in media di 3 secondi. Cioè, io vedo Francesco, vedo il tuo pezzo, non rifletto quello che c'è dietro. Vedo se mi piace o meno, fine. Sì, sta canzone parla anche di questo. Sì? Parla della soglia dell'attenzione, parla degli stimoli esterni. Cioè, in media abbiamo 3 secondi, cioè con i social, con i vari, abbiamo 3 secondi, anzi pure di meno, per vedere se qualcosa ti colpisce o meno. Perché, come dicevamo prima, ormai siamo bombardati da contenuti nuovi, siamo bombardati da cose. Quindi bombardati. Sì. Tendo a non fare sempre il ricercato, perché voglio vedere, cioè alcune volte mi spingo oltre quella soglia del commerciale sbarra non commerciale, ma se mi spingo oltre e vedo che dall'altra parte c'è un pubblico che, per farti capire, è ancora rimasto a Despacito, è ancora rimasto a Danza Kuduro, è un lavoro inutile.
Perché stai cercando di far nuotare gli uccelli? Cioè, No, perché ormai no, 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 sono limitati. non è vero, Alberto. Cioè, il pubblico. Guarda che allora io sono di questo avviso. Tutti hanno le orecchie e tante volte anche migliori delle mie nello Sì, specifico. ma assolutamente. Per cui questa cosa va rispettata. Quando una persona non capisce una cosa, non è detto. Probabilmente tu non gliel'hai servita nel modo giusto. Questo problema si pone quando su una piattaforma digitale di distribuzione c'è il mio Sì, pezzo e c'è Despacito. Bank, capito? E c'è così. ma Se quello tu crei sì. il contesto giusto, quasi chiunque riesce a dire ok, non mi piace, però tutto questo ha senso. Per cui tutto sta lì nel costruire un'esperienza. Ma ti dico di più, tu hai parlato di contesto. E il mio contesto e il tuo Sono diversi. sono sostanzialmente diversi. La gente va a ballare e non magari ad ascoltare un live perché vuole staccare la spina, non vuole pensare. Per una sera. Tu credi che gli vado ad No. ascoltare il live non vuole pensare, cioè vuole Però pensare. presta più attenzione a chi sta suonando, secondo me. Ha un fatto di attenzione, secondo te? Un Sì, fatto di è soglia l'attenzione. dell'attenzione. L'attenzione è fondamentale. Cioè, chi va a sentire un live, vedi già a sentire un live. Non ascoltare Non un ha. live. No, però sentire con tutti i sensi, Ah, ok, ok? l'hai rigirata, giusto, No, bravo. non l'ho Molto bravo, bravissimo. rigirata. Non l'ho rigirata. Sentire con tutti i sensi. Perché magari, vedi, tu hai detto prima, ti sei esibito in un locale. Già guardavi anche la questione di luci, guardavi la questione di ambiente, atmosfera, mood. Quando qualcuno va a divertirsi, a staccare la spina, ok, dà importanza al contesto, ma fino a un certo punto. È il contrario, è tutto quello che conta è il contesto se vuoi staccare la spina. Eh no, perché tu, una volta che, quando tu vai a ballare, ok, vedi l'ambiente, è carino, è bello. Poi tu hai una visione differente, no? Di quello che è un live. Scusami, di quello che è un live rispetto a un DJ set, a una selezione prettamente elettronica, no? I due livelli di attenzione sono differenti. Perché in un live, cioè, è raro che uno che ti ascolta stia di spalle a te. Sì. Ok? In un DJ set accade, ma perché è il mood della pista, è il mood del contesto generale, ok? È quella la differenza sostanziale tra un live e un DJ set. È una situazione tua, una situazione mia. Quando tu vedi che per forza di cose, no? In una serata è normale, gente spinge una cosa all'altra, ballano, stanno un attimino, no? Ovviamente per spostarsi, danno le spalle al pubblico, scusami, al palco, a chi sta esibendo. Quante volte ti succede a te in un live? Pochissime, no? Perché magari, ok, finisci la canzone, finisci la tua soglia di. Finisci un'esibizione, ok, adesso vado via. Perché è scandito. Noi non abbiamo sostanzialmente delle scansioni. E ti dico perché sostanzialmente. Perché il mio grande maestro mi diceva sempre: deve essere un'onda. Un DJ set non può essere piatto, non può essere Essere un po' no, sparato. non devi andare sparato, non devi partire basso e andare sparato. No, deve essere un'onda. Devi essere bravo a farli salire, a farli rifiatare, a farli salire di nuovo, a farli rifiatare un attimino, Così non leggere la funzionano situazione pure le canzoni, generale. Alberto. Sì, ma I stacchi nelle canzoni. tecnicamente, no? Tu fai un pezzo, ti fermi, ti fanno l'applauso. Hai modo di dire qualcosa al microfono, incomincio un altro pezzo. Oh, ok, ah, tu Ok? ok, in Noi fase non di abbiamo questa revisione. cosa. Lo so, però tu rifiati quando hai messo la traccia. Io Sì. quando inizio a suonare, non sto rifiatando. È esattamente il contrario, capito? Sì, ma se tu hai voglia. Cioè, nel senso, se tu devi un attimino farli rifiatare, no? Sì. E devi dire, ok, adesso ho fatto questo pezzo, questo è il mio primo inedito, una cosa, l'altra, così, quelli. Ovviamente tu hai modo anche di parlare, no? Di dare una sensazione diversa che è la Sì, musica. bisogna parlare poco, secondo me, comunque, Capito? in generale nella vita. Però hai anche modo di esprimerti con Sì, però di meno, cioè io proverei a esprimermi con le canzoni, cioè parlare è Sì. bello,
Però quello di che stiamo parlando, ok? Le canzoni sono un'altra storia, cioè le canzoni sono un corridoio preferenziale. Cioè, paradossalmente, chi ha avuto modo di parlare con me mi conosce in un certo modo, anche amici di una vita, vecchi amici. Sì, sì, sì. Chi ha sentito le mie canzoni in maniera vera, infilate con una chiacchierata, che il che si può verificare anche in una sera, può conoscermi meglio di chi è stato con me per 14 anni. Sì, sì. Capito? Che è ma, nel periodo del liceo, cioè è una ma roba quello, molto forte, ma perché capito? Ovviamente tu cambi, no? Nel tempo inizi a cambiare, non sei quello che magari ovviamente conoscevo con te al liceo. Cioè che cioè, ovviamente sono passato 4 anni, ovvio. Eri scarsi. Anche tu. Sei cambiato, quindi è normale che abbiano conosciuto, no? Un attimino altri aspetti, sia perché tu sei cambiato, sia perché gli occhi di chi ti vede cambiano. Quindi, secondo me, è anche questo, no? È giusto, tu dici, io comunico con la musica, però è proprio strutturalmente, tecnicamente, è diverso un live da un DJ set. Sì. Quello. Sono d'accordo, sono d'accordo. Non so perché siamo arrivati a questo. È stato un trip mentale che... È stato un trip mentale che ti ha innescato. Che hai alimentato. È partito per la band jam. Fammi sentire il tuo secondo pezzo. Il mio secondo pezzo. Che sarà il secondo pezzo che uscirà. Perché noi ce ne freghiamo. Grazie mille. Io vorrei ringraziare comunque Alessia. Un applauso. Un applauso ad Alessia. Che come passa le chitarre Alessia, mai nessuno mi è capitato finora. Capotasto no. Qua c'è un plettro. Yes. Okay. Tu rimani qui a fianco a me a subire, sì, questa cosa. No, giriamo subito l'inquadratura, quindi... Ma devo aspettare l'ok di qualcuno? No, devo... no, no, vai, vai, scialla. Easy. Easy. Yes. Ti faccio una presentazione? Ti prego, al sì. Al foro? Ti prego, niente sì. Meno. Ladies and gentlemen. No, mia, Madame e Monsieur. Ragazzi, uno è romantico. Critico, 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 critico. Critico tutto. Polemico contro ogni cosa senza un motivo giusto. Stordito, bombardato, drogato da stimoli che non conosco. Combatto contro ormoni, tentazioni, caffè e bipolarità. Una scusa riservata a questa età. Una scusa riservata alla mia età. Giudico, 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 giudico. Giudico tutto. Va rifatto, va cambiato, va distrutto, ma con un criterio giusto. Parlo di innovazione. Poi compro camici anni 80, parlo di ristorazione, poi hamburger stracotto all'alba. Parlo di architettura e non so unire mattoni e cemento. La mia soglia di attenzione non regge se conto fino a 100. Ma sti vecchi non capiscono un cazzo. Ma sti vecchi non capiscono un cazzo. In me condividono due lati, uno è romantico. In me condividono due lati, uno è romantico. In me condividono due lati, uno è romantico. A volte mi agito, quindi lo soffoco, ma meglio così. Critico, 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 critico
giudico, 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 critico, 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 giudico, 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 critico, 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 giudico, 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 critico, 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 giudico, 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 critico, 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 giudico, 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 critico, 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 giudico, 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 critico, 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 giudico, 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 critico, 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 giudico, 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 critico, 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 giudico, 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 giudico. Bellissimo. Bellissimo. Ma ok, mi piace molto e ti dico perché. Perché Alberto, al tuo primo ascolto, dopo ho fatto casino. Perché è energico, perché la prima cosa che salta agli occhi di chi, alle orecchie sostanzialmente, di chi ti vede, è che comunque tu rimetti un attimino in discussione la questione del giudicare, ed è forte secondo me, cioè... Molto molto bello, ti faccio i complimenti perché... No, Grazie. no, sono sincero. Ah, sì, gli ultimi complimenti che ho ricevuto è quando ti ho passato la versione di latino, quindi sono veramente... Ti ho preso 4, fra Tu sette e l'altro, mezzo. e io 7, era la stessa versione. Lasciamo... Però, no, a parte scherzi, cioè, davvero proprio come impostazione, impostazione forte, no? E a me piace più questo tuo lato che ti incazzi e dici... No? Sì, Rispetto a un perché lato, cioè non che, io... No, sì, non ti devi però giustificare, no, assolutamente. è una cosa, anche come quello che tu dicevi prima, dicevi questa è più adattabile, no? No, l'ho detto a caso, sì. Quando Hai ragione la sentirai perché, col basso, bravo, cioè che è proprio così. sì, passami i file grezzi, magari può nascere Passi i file qualcosa. grezzi, passi i primi mix e tu, le due Esatto, cose. Remix di magari. Umberto Minella. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Possiamo provarci. Possiamo Cioè, a provare. me piace come gira, perché piace la rabbia che ha dentro, piace la grinta, la voglia, cioè, lo vedo, Poi, no? cioè, è proprio quello, capito? È sale e Esatto. scende, cioè, quell'idea di io sono sempre, cioè, sono incazzato, sono sovrastimolato, è quello che abbiamo detto, no? Esatto. Siamo bombardati, eccetera, e tu tendi a reagire, no? Un po' per rispettare il tuo spazio. E poi Certo. dici, vabbè, ma io di base sono fortunato e sono romantico nel senso ottocentesco del termine, cioè, sono sensibile, Esatto. no? Però non posso fare a meno di reagire a questi stimoli che mi vengono da fuori, ma quasi come se li subissi, no? Tu li subisci e quindi Un esplodi attimino. per non implodere, no? Quindi è interessante questo, cioè nel senso, ecco, per quello che è nato, Quando poi se è uscirà, interessante non lo Francesco? so. Non Non si lo sa. so, non passerà gennaio però. Gennaio non passerà senza questa canzone, l'unica cosa che vi posso dire. Ok. Sarà la prossima canzone di questo EP che ancora ha Non tanto è da una data dare. ben precisa ancora, ovviamente. Non ce l'ho perché stiamo aspettando la conferma e in più non la posso dare, insomma. No, sto scherzando, non ce l'ho e basta. Non ce l'ho e basta perché la stiamo richiedendo, quindi ancora non ce Bene, Francesco. Per me è stato davvero un onore averti qui, l'ho. nonostante Piacere ti mio. avessi avuto per 5 anni, anzi no, per tre anni come compagno È di banco. Mi è piaciuto proprio il fatto di vedere visioni differenti, no? vero, è vero. Di confrontarci, del fatto che comunque anche tu abbia accettato di metterti in gioco. Sì, fondamentale. Quindi, secondo me, è una cosa bella, una cosa molto che mi fa piacere ed è una cosa che io apprezzo molto, ecco. Francesco, Grazie. io ti ringrazio. Mi raccomando, fai il bravo. Quando risali? Non si sa. No, sì, risalgo domani mattina. Sono rimasto No. apposta per te. Domani mattina all'alba parto Cavolo. col treno che mi porterà. Dai, domani pomeriggio ti svegli e vedi questa puntata su YouTube, Di già su Spotify. YouTube, già subito. Yes, of course. Porca puttana, ma siete YouTube, efficienti, ragazzi. Spotify e IGTV. Porca miseria. Pazzesco. Così, spammata. E ci darai una mano Già anche domani, già tu. domani. Domani. Se non stasera. No, Non escludo vabbè, nulla. Non Alberto. escludo nulla. Dai, ma ci beviamo una cosa, tranquilli. Ho già finito la Va bottiglia io da solo, bene. forse, però. Vabbè. Francesco, io ti ringrazio e ragazzi, ci vediamo nella prossima puntata, che sarà la 16ª.
Un abbraccio.